Vi ricordate di Wendy Windham? Beh, la showgirl statunitense arrivò in Italia nel 1988 e prese parte a diversi programmi della Fininvest. Vi ricordate ad esempio il TG delle vacanze? E i cervelloni con Paolo Bonolis? Beh, tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo, di Wendy si sono completamente perse le tracce nella TV italiana. Volete sapere che fine ha fatto? Wendy oggi vive in una sontuosa villa a Miami insieme a suo marito Jeff, un imprenditore edile. La showgirl ha rivelato di non aver mai dimenticato l'Italia, perché è un paese mozzafiato, bellissimo, tant'è che lei e il marito vengono spesso a fare le vacanze qui, e poi ci sono delle persone meravigliose che l'hanno amata tantissimo durante il suo periodo lavorativo televisivo qui in Italia, appunto. Che cosa fa adesso? Beh, lei ci tiene a sottolineare che non fa la vita della ricca signora che invita le amiche a prendere il tè, che sta a chiacchierare, manicure, massaggi e quant'altro. Lei ha abbandonato il mondo dello spettacolo, questo sì, ma si dedica molto, molto, molto al settore del volontariato. Insomma, Wendy pare abbia definitivamente abbandonato la carriera televisiva, ma non sembra dispiacersene, anche perché, sinceramente, non è che stia così male, no?